Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico sempre in questi casi sono il vostro Sontro Silver e anche oggi vi porto un nuovo episodio, il terzo dovrebbe essere per l'esattezza della nostra Omar Real Run. Come mai questo titolo a questa playlist, appunto, ragazzi? Perché il personaggio è innanzitutto ispirato al mio amico Omar Prazzoli, che ha un canale di gaming e uno di videomaking CGM Cinema qua su YouTube, con cui collaboro e che vi lascio, come sempre, in descrizione per andare a visionare e anche con miniatura a fine video per cliccare andare direttamente da lui per vedere i suoi lavori, eventualmente iscrivervi, mettere mi piace e quant'altro. Questa è la prima notizia. La seconda notizia, perché come sapete abbiamo già giocato una finale di annientamento totale di Mass Effect 3, dove abbiamo fatto morire tutti, e adesso stiamo facendo la challenge con una situazione disastrosa importata da Mass Effect 2 e Mass Effect 1, soprattutto dal 2, dove abbiamo avuto una missione suicida che sono morti quasi tutti, per rimediare e cercare di fare in modo che questo personaggio, che si è sempre comportato più che da renegade, da psicopatico, che ha ammazzato ogni compagno possibile e immaginabile di squadra, cerchi adesso di salvare il salvabile, che è veramente poco. Ma in qualche modo cercheremo di tirar su una forza galattica di un certo livello. Ho già fatto un po' di missioni secondarie e la soluzione è stata che abbiamo raggiunto 1085 ancora prima di cominciare con la trama principale, vedete, forze dell'alleanza che ho recuperato, il crucibolo, dati di ricerca di Cerberus e anche una flottiglia dei Turian. Questo è quello che ho recuperato girando per i sistemi e facendo le varie missioni. È ancora poco, lo so, ma vediamo dove ci porta questa avventura. Adesso faremo un giro per l'equipaggio prima di partire per Palaven, per Manae, che è la luna di Palaven, e salvare il Primarca per conoscere meglio il nostro equipaggio. Cominciamo da Treno. Comandante, sei passato a salutare la tua nuova recluta? Volevo solo vedere come te la cavavi. Mi sto ancora ambientando. Stavo lavorando ai potenziamenti della Normandy e ho mollato tutto a fine giornata. Non avevo neanche portato uno spazzolino o un cambio. Ho dovuto comprare tutto alla cittadella. Ok, siccome è una bella ragazza Samantha, il nostro Omar comincerà a fare un po' il femminaiuolo, come sapete. È vero che ci vogliamo riconquistare Ashi, ma nella sua mente l'occasione fa l'uomo ladro. Se ti serve qualcosa, chiedi pure. Siamo tutti compagni. Oh, figurati, comandante. Di sicuro hai problemi più grossi a cui pensare. Possiamo fare una requisizione. Il mio spazzolino è un Scission Pro Mark 4. Usa piccoli campi di forza per staccare le placche e massaggiare le gengive. Costa 6.000 crediti. D'accordo, ci dovrai pensare da sola. A ogni modo, grazie per avermi permesso di restare. Hai bisogno d'altro? Come sei finita nell'esercito? I miei non avevano soldi per l'università. Quando vide i miei punteggi attitudinali, l'alleanza mi offrì una borsa di studio. Dopo la laurea prestai servizio per il periodo richiesto e finii per restare lì. Adoravo le sfide offerte dal laboratorio. E di sicuro troverò il servizio in prima linea altrettanto interessante. Mi stupisce che tu ti preoccupi per uno spazzolino. Abbiamo problemi più grossi. Credimi, vedere i razziatori sulla Terra è stato uno shock. Ma non aiuterò nessuno scoppiando in lacrime qui nella sala tattica, no? Sono fiera di essere qui sulla Normandy. Se c'è qualcuno nella galassia che può fermare i razziatori, quello sei tu. E se potrò aiutarti a smistare i messaggi e a gestire le informazioni strategiche, beh, ne varrà la pena. Facevi ricerche per l'alleanza? Già, si penserebbe che la correlazione quantistica renda più facile la comunicazione, ma pensa all'inserimento di diverse fonti di input a loro volta collegate con estrapolazioni di dati in differita per costruire un'interfaccia coerente. È una sfida stimolante, per me almeno. Dove sei nata, di preciso? In una colonia dei sistemi Terminus. Però ho studiato a Oxford, sulla Terra. I miei genitori erano di Londra. Amavano la Terra, ma preferivano la libertà della vita coloniale. Se fossero rimasti a Londra, ora sarebbero sicuramente morti. Sulla Terra ci sono molti superstiti che contano su di noi.
Questo è vero, comandante. Prosegui pure, specialista. Ok, qui abbiamo i nostri Minari Mei, dove abbiamo, vedete, Hackett che ci parla, il reintegro negli spettri, appunto. Qui abbiamo un messaggio urgente. Morint che ci ha scritto, come vedete. Non farti ammazzare per il nostro prossimo scontro, se mai ci sarà. Beh, ci ha dato qui K9, ci ha dato il suo cane che è Gemella Stiva, è uno di quei cani meccanici. Nuovo articolo dei flotti dei Quarian, ecco qui. Quindi poi abbiamo un regalo di Bentornato che è un capo da indossare sulla Normandy, che io non metto quasi mai, non mi piace molto. Grifo, che è il drone di Liara, ha un potenziamento per noi, poi lo andiamo a fare. E la missione ereditaria di Eden Prime. Questa missione ci dà appunto un personaggio in più, che è Javik. Lo andremo a prendere, Javik, ragazzi, ma dopo Palaven lo andiamo a prendere, perché andrò a prendere prima di Palaven. Comunque non ce lo fa schierare in battaglia, quindi tanto vale prenderlo dopo. Ecco qua, adesso ci vedete che ti ha aggiornato priorità Eden Prime. Adesso andiamo a vedere come se la passa quel vecchio mattacchione di Joker. Facciamo due parole anche con lui. Ehi, comandante, sai, avevo i miei dubbi riguardo al consiglio. Ma dopo anni trascorsi a ignorare i tuoi avvertimenti, finalmente ammettono che non possono aiutarti. Hanno trascorso anni a negare la minaccia. Dovrebbero essere preparati, no? Speravo che forse stessero pianificando in segreto e che non te lo dicessero solo perché, beh, sai, per via di Cerberus. Se volessi chiamarli per chiudergli la comunicazione in faccia, dimmelo, sai, in nome dei vecchi tempi. E chi si dimentica quando gli abbiamo chiuso le comunicazioni dopo Virmair, dopo Noveria, in faccia? Una cosa bellissima, che stupire ti fa. Adesso scendiamo in ordine al ponte equipaggio. Al ponte equipaggio avremo, ecco, il nostro muro dei morti. Va, che bello il muro dei morti, bello pieno, eh? Ecco perché vi dico che la situazione è tragica e disperata qua sulla Normandy. E qua troveremo Liara. Shepard, che piacere rivederla. Sei il drone della nave dell'ombra. Il 95% delle volte la dottoressa Zoni ora mi chiama Glifo invece di Infodrone. Se ha un momento vorrei portare la sua attenzione al terminale della dottoressa nel suo ufficio. Analizza pacchetti di informazioni. Se trova dei dati utili, posso recuperare dei potenziamenti per lei. E cosa dovrei cercare? La informerò se troverà dei dati rilevanti. Se succederà, torni a questo terminale per sua scelta. Nel frattempo, la dottoressa Zoni vorrebbe parlarle. Buona giornata. Ecco qua, Lia. Allora, innanzitutto andiamo a vedere il terminale intelligence. Ed ecco qui, abbiamo dei vari kit di tre li ho recuperati, no? Il gioco vi dà il kit di modifica corazza, che ci dà bonus capienza munizioni e resistenza scudi. Faremo la resistenza degli scudi. Poi armi, capienza munizioni o danno arma. Ovviamente danno arma, ragazzi. Sconto negozi, facciamo ricarica poteri. Non ci interessa sconto negozi e non abbiamo nient'altro da fare. Però vedete, di potenziamento attualmente abbiamo scudi, ricarica del potere e danno armi. Adesso parliamo con Liara. Vedo che non ti sei portata solo quel drone dalla tua nave. Alcune cose erano essenziali. Senza i rapporti informativi sarei un'ombra molto silenziosa. Hai accesso alle tue risorse? Parzialmente. Ne avremo bisogno per studiare il congegno Protean. Finché non capiremo esattamente a cosa serve, è troppo pericoloso da usare. I Protean riuscirono a completare quest'arma? Mi stai chiedendo se funzionerà? Deve funzionare. Altrimenti non ci avrebbero investito tutte le loro ultime risorse. Però dobbiamo capire che tipo di arma ci hanno lasciato in eredità. Ok, rimaniamo un discorso un po' più tranquillo con Liara. Non vorrei che fossimo come dei bambini che giocano con una pistola carica. Certo,
premendo per sbaglio il grilletto causeremmo danni incalcolabili. Iniziavano ad ascoltarci prima che arrivassero i razziatori. Se avessimo avuto più tempo, forse la Terra... Scusa, capisco se non ne vuoi parlare. Sei molto sensibile, Eliara. Grazie. Non c'è di che. E visto che non te l'ho ancora detto, sono contenta di essere tornata a Shepard. Ok, allora, qui sono i bonus tone che abbiamo ottenuto, ragazzi. Ovviamente abbiamo altri dialoghi che poi potremo fare con il nostro equipaggio. Qua c'è la dottoressa Michelle, che è già salita a bordo. Eccola qua. Salve, comandante. Ti stai ambientando, dottoressa? Certo. Finora mi sono occupata delle scorte e ho avviato delle diagnostiche. È un piacere lavorare da soli in un laboratorio intonso. Posso fare tutto a modo mio. Comunque vorrei sottoporti a qualche esame, già che sei qui. Ti sembro avere problemi di salute? Hai numerosi impianti cibernetici. Ero morto. Cerberus ha speso una fortuna per riportarmi in vita. Lo so. Voglio solo assicurarmi che sia tutto a posto. Ci vorrà un attimo. Beh, la prudenza non è mai troppa, è pur sempre una bella donna, quindi ci prestiamo. La sicurezza non è mai troppa. Non farà male, vero? No, no, niente di invasivo. Mi basterà controllare i tuoi impianti e valutare lo stato del sistema immunitario. Il tuo sistema immunitario non si è ancora adattato ai corpi estranei. Se vuoi rimarginare del tutto le cicatrici, dovrai ridurre i tuoi livelli di stress. Sì, senz'altro. Lasciati guidare dalla compassione. E non sarà solo la tua coscienza a trarne beneficio. Ti ringrazio per la pazienza. Il resto sembra tutto a posto. Posso esserti utile? Come siamo messi a scorte mediche? Per fortuna, l'infermeria è stata tra le prime zone a essere rifornite. E questo è un bene. Chi può dire per quanto dovremo essere autosufficienti? Immagino che una nave militare sia diversa dalla tua clinica alla cittadella. Sono esperienze totalmente differenti. Mi piace avere meno pazienti di cui occuparmi, così posso dedicarmi meglio a loro e conoscerli più a fondo. Ma qui la giornata di lavoro è infinita. Non si torna a casa e si è sempre reperibili. Però tu stai facendo la differenza. So che qui potrò farla anch'io. Hai qualche familiare? I miei genitori sono sulla Terra. Ginevra. Arrivano brutte notizie. Mi dispiace. Ma mio fratello è al sicuro sulla cittadella. E di questo ringrazio il cielo. Fammi sapere se ti serve qualcosa. Lo farò. Ok. Allora, abbiamo fatto il punto su chi abbiamo nell'equipaggio, come avete visto. Ora prendiamo la sala macchine, dove troveremo Diana Allers, ecco qua, che sarà qui nella vecchia stanza di Said Massani. Eccola qui. Come va con la tua nuova assegnazione, Allers? Tutto nella norma. A parte l'IA fuori controllo, la figlia della matriarca Venezia e il comunicatore che può raggiungere la Terra. E soprattutto quest'ultima cosa, stuzzicare il mio interesse. Dunque, dove vuoi arrivare esattamente? Il pubblico è avido di notizie dalla Terra. Non sono io a dirlo, è un dato di fatto. Ti metterò in linea con Anderson quando sarà disponibile. Sul serio? Mi hai appena raddoppiato gli ascolti. Mi basterebbe anche solo qualche dato. Giuro che non ti ruberò altro tempo. E qui anche lei, essendo una bella donna, anche se non ci faremo la romance, faremo un po' il femminaiolo. Continua a raccontare quello che sai. Ogni volta che le tue storie vengono trasmesse, voglio vedere nuove reclute. Posso farcela, comandante. Un giorno ti parlerò di quella volta che ho fatto piangere un Elcor. Ok. E anche qua andiamo avanti. Adesso andiamo in sala macchine, dove troveremo l'ingegnere Adams. Non lo vediamo dai tempi di Mass Effect 1. Comandante, è tornato sulla Normandy. O forse dovrebbe essere lei a dirmelo. Ingegnere Adams, cosa ci fai qui? Sono stato incaricato della modifica del nucleo. Questo per via della mia esperienza con la Normandy SR1. Che pensi della nostra SR2? È incredibile. Cerberus sa costruire navi. Almeno questo bisogna riconoscerglielo. A proposito, riguardo a Cerberus, le devo le mie scuse. Perché mai? Quando lei ha ottenuto questa nave, sono stato contattato dalla dottoressa Chakos. Voleva che collaborassi contro i collettori. Io ho rifiutato. Non sono stato al suo fianco, e di questo me ne scuso.
Perché non ti hai riunito a noi? Ho visto cosa le è successo durante l'attacco alla Normandy. Non potevo credere che fosse ancora in vita e diffidavo di Cerberus. Inoltre, essendo un ufficiale dell'Alleanza, sarebbe stato come disertare. Dovrei farti perdonare. Andiamo giù secchi. Potrai farti perdonare aiutandomi in questa missione. Sì, signore. Tutto bene, famiglia? I miei genitori prestano servizio sulla Viridian Zenith, una nave agricola dell'Alleanza. Mia sorella è un navigatore sulla SSV Benjamin Davis. Per fortuna entrambe le navi sono sotto il comando di Hackett. La nuova Normandy tiene testa alla vecchia SR1? Se le tiene testa. La straccia sotto ogni punto di vista. Il motore Tantalus è stato rivoluzionato. La SR2 è grande quasi il doppio, ma il nuovo nucleo è addirittura 3 volte più grande. Questa nave è una bomba. Tuttavia, Cerberus non ha badato molto alla sicurezza. Se spinto oltre i limiti, il nucleo sfiata in sala macchine. Forse questo ci spronerà a mantenerlo sotto i livelli di guardia durante le battaglie. Impegnatevi o sarete vaporizzati. Esattamente. Il sistema di occultamento è stato notevolmente migliorato. Ora può coprire ancora meglio le nostre emissioni. E con ciò? Dovremmo essere in grado di uscire dalla velocità iperluce senza attivare i sensori nemici. Molto utile nelle missioni di ricognizione. Tutto considerato, la Normandy è un capolavoro tecnologico. Ragazzi, il fatto che sfiati in sala macchine il motore Tantalus, lo sappiamo perché Kasumi c'è morta per questa cosa durante la missione suicida. Chiediamogli di Ida. Di Ida cosa pensi? Abbiamo avuto occasione di conoscerci. All'inizio mi sembrava strano parlare con un IA. IA? Pensavo che Ida si spacciasse per un IV per non farsi scollegare da quelli come te. Sì, ma io ho capito subito. Ha visto il suo hardware? La potenza di calcolo è qualcosa di incredibile. E poi c'erano quei problemi che si risolvevano da soli. Mi sembrava impossibile, quindi doveva essere per forza lei. Non avevi mai espresso tali dubbi, tenente Adams. Non volevo correre rischi con l'IA di Cerberus Ida. Senza offesa. Nessun problema. Ti chiedo solo di non avvicinarti ai miei processori cognitivi. Inizialmente ho cercato di scollegarla dai processi chiave senza che se ne accorgesse. Più facile a dirsi che a farsi. Ma Joker sembrava fidarsi di lei e presto ho capito che poteva essere utile. Mi ci sono quasi affezionato. Allora, gli diremo, prosegui pure. Continua pure, Adams. Ecco agli qua. Ordini, signore. E muoviamoci per andare all'hangar navette, che è la nuova zona che non c'era in Mass Effect 2 praticamente, quindi hanno ampliato. Ecco qua il cane che ci è stato dato, una cosa un po' brutta. E qui parliamo col tenente Cortez. Tenente Steve Cortez, pilota di navette. Ho novità sui nostri rifornimenti, comandante. Bene, tenente, cos'hai da dirmi? Wow! Subito al sodo senza neanche dirsi salve. Dovete darvi una calmata. Ci tieni a me, signor Vega, o parli ancora sotto l'effetto della cerveza? Allora, tenente, cosa puoi dirmi sui nostri rifornimenti? I canali dell'Alleanza sono nel caos, ma l'economia della cittadella è ancora in piedi. Posso collegarmi ai rivenditori della cittadella. Da questo terminale puoi controllare l'inventario e fare acquisti. Ti avviserò non appena mi collego a un nuovo negozio. Coordinare le consegne alla Normandy è piuttosto costoso, perciò conviene acquistare la merce sul posto. Hai detto di essere un pilota. Perché ti occupi dei rifornimenti? Non sono stato assegnato alla Normandy come pilota. Del resto la nave era ancora in cantiere. Ho supervisionato i lavori alla stiva di carico. Per me adoperare e riparare la navetta UT-47 Kodiak e il mezzo M-44 Hammerhead non è certo un problema. Con la mia esperienza ho pensato di diventare pilota di navette al momento di lasciare la Terra. Sono anche responsabile della logistica. Mi assicuro che l'armeria e la navetta siano sempre operative e rifornite. Sei nell'Alleanza da molto? Circa 10 anni. Ho iniziato nella prima flotta, a bordo della SSV Hawking. Pilotavo soprattutto F-61 Trident. Adoro il Trident. È il massimo nell'atmosfera bassa. Ho passato più tempo a modificarlo che a pilotarlo. Mi sono fatto una reputazione. Ma quindi sai pilotare e riparare i caccia? Sì, e sono un bravo organizzatore. Mi volevano a capo di una squadriglia, ma con le mie capacità ero più prezioso al comando di un ponte di volo.
5 mesi fa mi hanno assegnato al potenziamento della Normandy per supervisionare tutte le modifiche alla stiva di carico. Che fine ha fatto l'M44 Hammered? È in laboratorio, sottoposto a migliorie. Per aumentare la mobilità con un nucleo a ezzo così piccolo, la corazza era stata sacrificata. Ora stanno tentando di risolvere questa pecca. Ma dopo l'invasione dei razziatori, il laboratorio sarà un mucchio di macerie. La Kodiak sembra un po' cambiata. L'hai notato, comandante? Questa è la UT-47A Kodiak. Ha un nucleo ezzo migliorato e tecnologia di occultamento sperimentale derivata da quella della Normandy. Entrare e uscire dalla zona operativa sarà ancora più semplice. Ma ha una pessima manovrabilità. Ecco perché ti serve un bravo pilota. Tu eri di stanza sulla Terra. Hai famiglia laggiù? Sono figlio unico. Anni fa ho perso i genitori. Io avevo un marito quando ero assegnato a Ferris Fields. I collettori hanno spazzato via l'intera colonia, incluso mio marito. Preferisco non parlarne. Ti occupi tu dell'armeria? Condivido la responsabilità con l'illustre signor Vega. Ma direi che l'unica arma di cui si prende cura è se stesso. E tu sembri apprezzare lo spettacolo, Esteban. Per prima cosa abbiamo spostato l'armeria dal Ponte 2. Non so cosa avessero in mente gli ingegneri di Cerberus. Ora puoi uscire dall'ascensore, armarti ed entrare subito nella navetta. Proprio come nella prima Normandy. Bentornato nell'Alleanza, comandante. Continua così. Sì, comandante. Allora, gente, Steve Cortez, questo personaggio, è il personaggio per la romance gay che potete fare, ovviamente. Qua possiamo armarci, vedete, comprare i rifornimenti dalla cittadella, potenziare le armi e qui cambiare le nostre corazze. Quindi, detto questo, ragazzi, siamo pronti ad andare avanti. Andiamo a parlare con James Vega. Ehi, Shepard. Com'è andata con il consiglio? Come al solito. Sempre evasivi. Inutili. Scommetto che volevano ancora il tuo aiuto, eh? Già. Salveremo un Primarca Turian da Palaven. Sembra divertente. Non sono mai stato sul pianeta natale dei Turian. Sei qua giù per un motivo? È la mia nave. Vado dove voglio e parlo con chi voglio. Mi pare giusto. Non so di cosa potremo parlare. Conosci già il mio stato di servizio? In realtà no. Quando ci siamo incontrati non avevo accesso ai registri. Giusto. L'avevo dimenticato. Beh... Credi di poter danzare e parlare allo stesso tempo? Certo che posso, tenente. Stai facendo pesare il tuo grado, capo. Siamo solo dei soldati qua sotto, no? Certo. Ma se esci dai ranghi, questo soldato ti userà per spazzare il pavimento. Sembri il mio vecchio comandante. Ah, sì? E chi sarebbe? Il capitano Tony. Un figlio di puttana. Ma era un buon... Bravo. Che vuol dire era? È morto con il grosso della mia squadra, proteggendo una colonia civile da un attacco dei collettori. E la colonia? Dovevo scegliere tra loro o i dati raccolti sui collettori. Dati che potevamo usare per distruggerli. Scelsi i dati. La decisione è difficile, ma hai fatto la scelta giusta. Tu credi? Avrei fatto lo stesso. Questa è la cosa buffa. Tu stavi facendo la stessa cosa. Stavi eliminando i collettori. Quei dati non ci servivano. Non lo sapevi. Non fartene una colpa, Vega. Chi dice che me ne faccio una? Io. Sei uno strizzacervelli.
No, ma la tua bravata su Marte è stata avventata. Sei fortunato a essere vivo. E allora? Allora, forse non ti importa se vivi o muori. O forse... sono disposto a fare tutto il necessario per porre fine a questa... Forse è così. Ma se vali anche solo la metà di quanto credo, ci servi vivo. Grazie per il discorsetto. Quando vuoi. Ehi, grazie per la danza, loco. Niente soprannomi, tenente, intesi? Tu hai la nave, tu hai le regole. E sei tu a perderci. Ecco qua, ragazzi. Comandante. Abbiamo parlato con Cortés anche. E con Vega. Ora abbiamo parlato un po' con tutti. E possiamo tornare in sala tattica. Quindi abbiamo fatto una panoramica della nave. E andare direttamente a soccorrere Turian. Non a fare il DLC di Javik, vi ho detto, però a soccorrere Turian. Ora io riparto dalla cittadella, ma vedete che ho già fatto dei al 100% dei sistemi che erano disponibili. Quindi andiamo su Manai, ecco qua. E qua troviamo la luna di Palaven. Questa è Palaven e qua c'è la luna in cui poter atterrare. A terra, ok, Liara e James, andiamo con loro due. Allora, con le armi siamo a posto con tutti, quindi 3 punti, 4 niente, andiamo avanti, aspettiamo di livellare. No, no, quello è Palaven. Dannazione. Li stanno sterminando. Il più forte esercito della galassia quasi annientato dai razziatori. Era così anche sulla Terra? Sì. Shepard, mi dispiace. Già. Comandante, stanno attaccando la zona d'atterraggio. James, apri quel portellone. Allora, ragazzi, per prima cosa, potenziamenti. 1, 2 e 3. Allora, non sparava proprio, sa che stava potenziando. Andiamo. Vieni qua. Prendiamo del denaro, crediti e portiamoci avanti. Trova ufficiale al comando. Allora,
qua cerchiamo un po' dappertutto, gente. Qui c'è un datapad che ci darà esperienza. Perfetto. Qua troveremo un altro datapad con crediti. E qua troveremo i Viper che ci aumenterà a livello 4 di potenza. Ecco qui, già sta potenziando. Vediamo di qui se abbiamo qualcosa, no? Ok. Là in fondo abbiamo un mod, arma. E un altro datapad con dei crediti. Ok, caricatore per pistola. Non che lo usi, ma... Qui abbiamo... La modifica perforante per pistola, c'è potenza livello 4, qua possiamo potenziare le nostre armi se torniamo qui. E adesso qua parliamo con chi di dovere. Eccola. Ufficiale al comando. Domestic, schiera i tuoi uomini lungo la barricata Anon. Sì, signore. Sergente Bartus, trovi il modo di rendere operativa quella torre comunicazioni. Sì, signore. Generale? Comandante Shepard, avevo sentito del suo arrivo ma non ci credevo, sono il generale Corinthus. Sono qui per scortare Fedonia. Il primarca Fedorian è morto. La sua navetta è stata abbattuta un'ora fa mentre provava a lasciare la luna. Questo complicherà le cose. Situazione, generale? Abbiamo perso circa 400 uomini in mezz'ora. Abbiamo usato questa luna come avamposto per circondare il nemico. Una strategia valida, solo che... Inutile. Esatto. La forza dei razziatori sembra renderli immuni da questo tipo di tattiche. Il Primarca e i suoi uomini l'hanno scoperto sulla propria pelle. Mi dispiace. È una grave perdita per tutti. Razziatori bastardi. E ora che succederà? La gerarchia Turian stabilisce chiare linee di successione. Ok, generale Corinthus? Con perdite così pesanti mi è difficile stabilire con certezza il prossimo Primarca. Ci penserà il comando di Palaven. Tuttavia, al momento non riusciamo a contattarli. La torre comunicazioni è andata. L'area è infestata dai mutanti. Non riusciamo ad avvicinarci per ripararla. Non lascerò questa luna finché non so dov'è il Primarca. Riparerò la torre. Grazie, comandante. Io mi occuperò del resto. Ok, andiamo. Perfetto, ragazzi. Allora. Vedo la torre comunicazioni, a sinistra della barricata principale, di fronte a Palaven. Andiamo! Guardiamoci attorno, raccogliamo sempre tutto quello che si può. Ok, un altro datapad che dovrebbe darci esperienza. Qua. Ecco il fucile d'assalto. E qua otteniamo lo scimitar che si potenzierà sempre a livello 4. Per quanto è un fucile che non uso, l'unico fucile che uso è il Claymore, ragazzi, del nostro Vega. I mutanti alla torre ci hanno sparagliato. Ecco i là che arrivano. Prepariamo il nostro drone, anche perché a breve ci arriveranno addosso in mischia senza problemi. In questa fase il drone è abbastanza utile. Ok. Non possiamo ripararla da questo pannello. Liara, vai a ripararla. Liara, ho bisogno che tu ripari la torre. Andrò su a dare un'occhiata. Se intanto tu riuscissi a tenere a bada i mutanti, te ne sarei grata. Certo, Liara. Stanno arrivando. Pronto, James. Oh, sì. Diamogli una lezione. Bravo, James. Comunque, il drone ce li rallenta in mischia, vedete? Questa è una buona cosa, Liara. La torre comunicazioni è operativa.
avvisi non appena sa qualcosa. Nel frattempo cercherò di aiutare i suoi uomini. Ricevuto. Shepard, chiudo. Ok, qualcun altro? Direi di sì, qua dietro. Già. Comandante Shepard, risponda. Ci sono. Ho ricevuto istruzioni dal comando su Palaven. Deve rientrare subito. Arriviamo. Eccoci qua, arriviamo subito. Torniamo dal generale Corinthius. Anzi, dove? Sì, dal generale. Passiamo di qua allora. Ecco qua. Comandante Shepard, ho delle novità. L'ascolto. Dopo aver esaminato l'elenco dei morti e dei dispersi, il comando di Palaven mi ha comunicato che il nuovo primarca è il generale Adrian Victus. Victus, è un nome che ho già incontrato. Attualmente si trova su questa luna, sul fronte. Stiamo cercando di contattarlo. Tuttavia potrebbe non piacerle. Ha la reputazione di essere un anticonformista, di interpretare liberamente le strategie assegnate. Che vuol dire? Su Tetrus, durante le rivolte, la sua squadra scoprì un giro di spie Salarian quasi in contemporanea con i separatisti Turia. Invece di neutralizzare le spie, si ritirò. Abbandonò persino preziose fortificazioni che i ribelli occuparono. Poi i ribelli attaccarono i Salarian e quando entrambi i gruppi furono esausti, Victus tornò all'attacco, non perse neanche un uomo. Audace strategia, ma un comportamento incontrollabile non porta ad avanzamenti nella meritocrazia. Mi serve il supporto dei Turian per avere una speranza di riconquistare la Terra. Questo tizio mi rovinerà il piano. Se sta chiedendo la mia opinione professionale, direi che non lo so. Ma ci andrei cauto. Posso chiedere qualcun altro? Certo che no. Me lo farò bastare. Generale, non riesco ancora a contattarlo. Fammi provare. Sì, signore. Comandante! Shepard, rispondi! Joker, non può aspettare. Siamo in una zona di guerra. Abbiamo un problema sulla Normandy, comandante. È come se fosse posseduta. Sta spegnendo i sistemi e caricando le armi. Non trovo la fonte. Tieni duro, Joker. Torno appena possibile. Mietitore in avvicinamento! Generale, dica a Victus che lo incontriamo lì. Forza, andiamo ad ammazzare i bestie. La informerò non appena avrò contattato il nuovo Primarca. Ok, andiamo. Allora ragazzi, come ben sapete, in questo pezzo di gioco potreste incontrare Garrus o ve lo avete ancora vivo, ma a me Garrus è morto nel 2, quindi. L'atmosfera è un po' meno densa di quella a cui sono abituato, tutto qui. Ma l'adrenalina è sempre meglio dell'ossigeno. Ok, li carichiamo mentre usiamo i, vedete, il drone. È ottimo per quando si ricarica il drone, quando mi arrivano troppi nemici in mischia. Su questo non ci piove. Abilita i nemici, il mio drone. Credo che qui abbiamo finito. Sì, ragazzi, mi piace il drone come potenziamento, niente da dire. Lo sto preferendo un po' l'assorbimento energetico. È un bel add-on per tenere i nemici lontani. Ci sono. Sto
sono qua, può anche non pagarmi via radio. Ok, andiamo alla barricata. Ok, difendi la barricata. Usiamo l'arma d'assalto. Li faccio fuori. Grazie, Chiara. Anche tre alla volta. Wahoo! Signor Vega, stia calmo. Bravo Vega, che mi hai stesi. Chiara sta facendo dei campi di forza che ce li sta bloccando. Qua su ci sono mutanti. Testa. Ok, ed è sufficiente un colpo in sti casi. Comandante Shepard, qui è il generale Corintus. Che notizie dal Primarca? Non abbiamo ancora un collegamento stabile. D'accordo, andrò a piedi. Raggiungete il pianeta. Ricevuto. Shepard, chiudo. Cerchiamo il Primarca. Ok, passiamo di qua. Quanto manca, Shepard? Ha detto di dirigerci verso il pianeta. Sembra che dovremmo metterci poco, a meno di incontrare guai. Ha distrutto una fregata. Dio, quanta gente. Oddio. Guarda lì che roba. Ok, passiamo di qua. Potrebbero non farcela. Va così male? 3 milioni di morti il primo giorno, 5 il secondo. Spero che sulla Terra stia andando meglio. Garrus come avrebbe reagito a tutto questo? Malissimo, e sarebbe già in prima linea. Se solo avessero ascoltato i tuoi avvertimenti sui razziatori, Shepard, ci saremmo fatti trovare pronti. Ma difficile pensare a come prepararsi a una cosa simile. Ok, andiamo avanti, saltiamo oltre. Quanto li odio. Pensare che quei bastardi infestano l'intera New York. Non avrei dovuto lasciare la Terra. Il Summit è la nostra unica speranza. Nessuno potrà mai battere i razziatori da solo. Ok, ragazzi, qui abbiamo... Mezz'ora fa, diretta a sud. Ho ricevuto. Qui abbiamo dei crediti, qui abbiamo le munizioni di riserva per il fucile di precisione. Non che mi servano, ragazzi, ma potenziamo il nostro mod in qualche modo. Ok. Questa volta ce la siamo vista brutta. Più o meno, Iari, eravamo a distanza di sicurezza, tranquilla. Dimmi, Saiyan. Comandante, credi davvero che il summit funzionerà? Voglio dire, Asari e Salaria. Dove sono i Krogan e i Batari? I veri pezzi grossi. Non è così semplice. Il pianeta natale Batarian è stato devastato subito dopo l'arrivo dei razziatori. E i Krogan non hanno mai perdonato Turian per la genofagia. Genofagia, giusto?
I Turian li hanno sterilizzati. Grazie a un'arma Salarian. Ecco perché i Krogan li odiano entrambi. Dubito che verranno invitati anche loro al summit. Peccato. Ho combattuto con un Krogan. Loro sì che ci sanno fare. Ci mette male. Ok, qui si sono sbloccati i codex della storia antica. Dietro di te. E adesso qua dobbiamo darci da fare. Guardiamoci bene attorno, dovrebbero esserci. Ecco qua. Esperienza. Nessun mod qui. Altra esperienza. Un brutto, rendiamoci invisibili. Un colpo in testa. Sufficiente, ragazzi. E miriamo il brutto. Ok. Che roba. Questi qui se la sono vista brutta. Ma presto, le cose cambieranno. Andiamoci dentro. Andiamoci dentro. C'è un altro brutto là. Miriamolo alla testa, ove possibile. Ok, grazie James. Victus? Sì? Comandante Shepard della Normandy. Ah, comandante. So bene chi è lei. Non vedo l'ora di scoprire cosa la porta qui. Generale, la vogliono in orbita. Sono qui per scortarla. Ci vorrà qualcosa di molto importante per convincermi a lasciare i miei uomini o i miei fratelli e sorelle Turian. Fedorian è morto. Lei è il nuovo Primarca. È atteso a un vertice per rappresentare la sua gente nella guerra contro i razziatori. Io, il Primarca di Palaven? Negoziare per conto della gerarchia Turian? Sì. Ho trascorso tutta la mia vita nell'esercito. Non sono un diplomatico. Io odio i diplomatici. Perché pensa di non farcela? Non sono il tipo di persona che segue le leggi e irrito gli altri. La mia famiglia è nell'esercito dalla guerra di unificazione. La guerra è la mia vita, ce l'ho nelle ossa. Ma quel tipo di passione è ingannevole. Può far sembrare imprudenti quando non lo si è affatto. È fondamentale. Ho bisogno che lei dia il massimo. Ci sta o no? Moderi i toni, comandante. Mi ascolti, ha già affrontato i razziatori. È più che qualificato. Vede questa devastazione? La Terra ha visto di peggio. Mi serve un'alleanza. Mi serve la flotta Turian. Mi dia un momento per salutare i miei uomini. Vedere Palaven in questo stato, da vicino. Temo per la mia gente, per la nostra patria, Tessia. Immagina se avessero ascoltato, Shepard. Se fossimo stati pronti. Ce la faremo, Liara. Vinceremo questa guerra. È pronto, Primarca Victus? Una cosa. Comandante, apprezzo la sua richiesta per le nostre flotte, ma non posso. Non finché il mio pianeta brucia. Tuttavia, se la pressione su Palaven dovesse ridursi... È una bella richiesta. Ci servono i Krogan. Non vedo come potremmo vincere senza di loro. Li convinca ad aiutarci e noi aiuteremo lei.
di Krogan. Sembra che questo vertice si sia appena fatto più interessante. Perdoni la franchezza, comandante, ma il suo piano è destinato a fallire. Noi lo sappiamo. Lo abbiamo già visto in passato. Ma, consigliere, mi lasci spiegare. Non sono l'unica a pensarla così. La Dalatras Salarian è furiosa. Questi rancori risalgono a centinaia di anni fa. È tempo di perdonare. Può darsi, ma abbiamo la netta sensazione che con il summit perderà solo tempo e non le permetterò di sprecare anche il nostro. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione sull'arrivo dei razziatori. Pertanto no, le Asari non verranno al suo summit. L'alleanza sarebbe più forte con i Krogan. Ne avete bisogno, tutti noi ne abbiamo. Buona fortuna, comandante, e arrivederci. Comandante, l'ammiraglio Hackett è in contatto video. Comandante, hai trovato il primarca per il consiglio? Sì, signore, ma le Asari resteranno lontane. Se ne pentiranno. Questo è il momento di stare uniti. Ma i Salarian ci saranno. Non sembri così ottimista. Si uniranno anche i Krogan. Bene, è tutto nelle tue mani, comandante. Volevi parlarmi di qualcos'altro? Si è capito come i razziatori colpiscano la Terra? Non era così difficile, a dir la verità. Hanno semplicemente agito sui portali e hanno colpito la stazione di Arcturus prima che potessimo accorgercene. Da qui al sistema solare il passo è stato breve. La Terra non aveva speranze. Andare agli archivi di Marte è stata una buona idea. Se non fosse per il fatto che i razziatori ce l'hanno fatta pagare. Ho sacrificato tutta la seconda flotta per dare alla terza e alla quinta la possibilità di scappare. Diamine, ho presidiato la più devastante sconfitta militare della storia umana. Come potremmo vincere questa guerra, ammiraglio? Rendendoti l'elemento di punta. Sono lusingato, ma la Normandy è una nave sola. Ma è veloce. Vuoi muoverti rapidamente, colpire un bersaglio e allontanarti prima che il nemico possa reagire. È un vantaggio, ma potrà mai vincere una guerra? In linea di principio, sì. Non potremmo mai sconfiggere i razziatori con un assalto frontale, Shepard. La battaglia contro la Sovereign di 3 anni fa si è portata via tutto quello che avevamo. Ed era un razziatore solo. Non ho dimenticato. Quindi troverò i loro punti deboli. Eviteremo i razziatori quando saranno più forti per colpirli nei momenti di debolezza. E quando troverò delle falle nella corazza, li bombarderemo con ogni soldato, nave e munizione disponibile. Quanto ci vorrà? Tutto il tempo necessario. La verità, Shepard, è che ogni mia azione sta ritardando le tue. Sto prendendo tempo e mantenendo le posizioni in attesa di sapere cosa ci serve per il congegno Protean. Continua così. Le analisi sul congegno Protean hanno rivelato qualcosa? Pare che Liara abbia ragione. È una specie di arma. Di grande arma. Ancora non sappiamo altro, tranne il fatto che è molto complessa da costruire. Non trova che sia rischioso costruire una cosa del genere quando non si sa nemmeno cosa faccia? A dire la verità, la cosa mi terrorizza, ma i razziatori hanno superato ogni limite. 2 secoli fa, alcuni scienziati si trovarono davanti allo stesso problema durante la Seconda Guerra Mondiale. Non erano certi dell'effetto della bomba atomica. Si pensava che potesse incendiare l'atmosfera terrestre, ma la fecero esplodere lo stesso. Novità su Cerberus? Non si sa ancora nulla. L'attacco agli archivi su Marte suggerisce che stiamo inseguendo la stessa cosa. Un modo per fermare i razziatori. Non sembra che l'uomo misterioso stesse suggerendo di calmarli. Perlomeno non come ha fatto Saren. Ora più che mai siamo sulla stessa barca. Cerberus non ha mai seguito le regole da quando lo conosciamo. Non so cosa ci sia nei loro piani, ma sicuramente nulla che sia nell'interesse dell'umanità. L'uomo misterioso ha detto che è possibile controllare i razziatori. Sembrava pensare che noi potessimo vincere in questo modo. Si sbaglia. È con i razziatori morti che vinceremo. Non significa che non ci proverà. Ho visto il tuo rapporto su quel soldato di Cerberus trovato su Marte. Se c'è una cosa che l'uomo misterioso sa fare bene è trovare nuovi modi per sovvertire la scienza. Non ha mai funzionato per lui. E mai lo farà. Nient'altro, signore. Tienimi aggiornato. Chiudo. Ok, si è aggiornata a priorità Sarkesh. E qua, ragazzi, abbiamo
come vedete, un potenziale di 1085, sempre non sembra essere aumentato più di tanto. Possiamo parlare col primarca Fedorian, come vedete, oppure andare avanti nel nostro gameplay, ma lo faremo al prossimo episodio, perché abbiamo registrato veramente tanto. Tra conoscere i nostri membri della Normandy e andare su Palaven, su Mana e la luna di Palaven e fare tutta la missione, abbiamo fatto un episodio completo. Quindi ragazzi, io vi chiedo, se questo episodio vi è piaciuto, come sempre piazzate un pollice su, un like per aiutare il video, ma soprattutto se volete sapere come andrà avanti la Omar Ria Run, appunto qui sul mio canale, vi chiedo di iscrivetevi e attivate la campanella in alto a destra per rimanere aggiornati tramite notifica quando vi carico un nuovo video di questa serie o qualsiasi altra cosa sul mio canale, ovviamente. E vi ricordo ragazzi, il personaggio è dedicato al mio amico Omar Prazzoli, che ha un canale qui su YouTube di gaming con cui collabora nelle sue boss fight e Souls Like, e un canale di videomaking CGM Cinema in cui sono presente in molti dei suoi cortometraggi in veste di attore, come appunto sul suo secondo canale. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, vi lascio tutto con miniatura video anche per Omar e in descrizione come vi ho detto inizio video, e grazie a tutti d'aver visto questo episodio.